Allora, mi rendo conto di sembrare un po' uno spaventapasseri con i capelli così, ma mi sono appena fatto la doccia e non ho ancora fa Madonna, non ho ancora fatto la spesa, quindi devo attingere dalla fonte che ho in casa, che sono tipo delle brioscine per la colazione. Però vabbè, mangio questa, gli faccio una tisanina come al solito e poi filo al supermercato perché non si può andare avanti così. Stavolta volevo provare una tisana diversa. Una che di solito mi fa schifo, Energia, che è tipo un infuso aromatizzato mango e ananas con menta e ginseng. Sulla carta pazzesco, però a me non piace. Oddio. Non c'è, è finito. Meno male, evitiamo. Allora prendo. Tonicità è finita anche quello, cioè tengo le confezioni per me, vabbè. Prendiamo questo alle more. La devo far partire il bollitore, giustamente. Devo anche svuotare la lavastoviglie. Bello fare un po' le faccende di casa, sai, se rilassati, ci si ascolta tipo un podcast. Cosa che non sto facendo ora perché ho fame, non sono per niente rilassato. E che cazzo? Ma mi chiedevo, tipo, cioè, io volevo fare appunto questo tipo di riprese che sono molto spontanee. Solo che mi rendo conto che voi che siete lì, che mi seguite la faccia e tutto, non mi sentite un po' dei guardoni, tipo che siete in casa mia? Insomma, io avendo il giardino, ogni tanto arrivano delle bestioline e a volte sono carine, tipo degli uccellini, a volte sono dei topi. E adesso c'è un merletto, perché tipo là in quell'albero là sopra c'è tipo un nido e quindi a volte o carano in cerca di vermetti oppure tipo, che ne so, l'anno scorso è venuto uno. Ed era morto stecchito, è successo un casino. E adesso facciamo la nostra colazione, che sarà una cosa super triste, perché appunto posso, cioè mi mangio questa brioscina, cosa vuoi che sfami? Quanti grammi sono? Sarà 25 grammi. Ah, il brioche. Ragazzi, è precariato. Piove? No. Boh, andiamo a fare la spesa. Allora, io penso che a pranzo mi voglio fare tipo un risotto, forse alla zucca, che questo tempo qua ci sta. E però vabbè, ora vediamo cosa mi ispira. Cioè, guardate che roba. Mordor. Si va con i capelli completamente spettinati e via. Eccoci qua, ragazzi. Allora, faccio un'albicocca e boh. Una pera, dai. Io tipo adoro questa patatina qua. Allora mi sa che colazione mi prendo appunto il succo e magari del muesli. Eccolo qua, a posto. Ho deciso comunque a pranzo mi faccio risotto ai funghi. Poi quando cucino faccio sempre tipo delle porzioni abbastanza grandi, così mi avanza anche per stasera o domani, vediamo. Oppure mi ingozzo tutto il pranzo e basta. La mia colazione d'ora in poi sarà a base di yogurt e muesli alla frutta col 30% in meno di zuccheri, quindi cioè, signori, qua siamo sani, lungimiranti oserei dire. E basta, ora sistemo e mi metto a fare il risotto, ma tanto vi porto con me, quindi cioè, lo vedete. Comunque è bello questo periodo dove si vive tutti coi social, perché tipo vedo dei miei amici che vivono, che ne so, a Genova, a Milano, e se lì vedo le storie che tipo sta piovendo, io so che il giorno dopo o 2 giorni dopo verrà anche qua, più o meno non mi faccio proprio. Teniamo qua. Allora, io adesso prima di tutto dobbiamo pensare alla cipolla, esatto. Quindi, visto che non ho cipolla, lo scalogno va benissimo. Andiamo a prendere lo scalogno, andiamo a tagliare. Molto fine.
Fuori sta piovendo, mi sa che oggi non si esce. A parte che oggi vorrei andare in palestra, che ieri non sono andato e io di solito faccio un giorno sì, un giorno no. Ma ieri impossible. Impossible. Prima di tutto pigliate lo scalogno. Iniziamo a tagliare in piccole rondelline, piccoline. Questo sarà il mio percorso per la cucina di MasterChef. In modo che Barbieri veda questo video e uno gli farò competizione come youtuber e due capirà che il risotto ha una tecnica impressionante se le si fa a rondelle rispetto a cubettini. Rondelline fatte. Partiamo qua. Facciamo partire con un pelo di olio bio. Ok, allora facciamo andare così. Poi devo intanto far bollire l'acqua perché di solito bisogna fare il brodo. Io di solito il dado lo tagliuzzo, lo metto direttamente nel riso e rispetto che metterlo nell'acqua, perché se faccio dell'acqua a parte ci faccio il brodo lì, poi cosa vuol dire? Che se non utilizzo tutta l'acqua quella va sprecata e il gusto del brodo lo perdi, in verità. E io faccio una cosa più intelligente e non so, ragazzi, vediamo se funziona. Ho preso funghi un po' di tutti i generi e dimensioni, quindi adesso questa la dobbiamo rendere un pochino più piccola come sostanza e quindi i funghi li dovete un pochino triturare, rendere un pochino più piccoli, ma non troppo. Fate così, andate sereni. Quindi andate un pochino. Mamma mia! Lo sapevo, la tecnica la so perfettamente. Adesso aggiungiamo il risotto ed è importante un passaggio che tra poco vi dirò che rende appunto il risotto, il gusto del risotto a livelli eccezionali. E non si torna più indietro. Quando provate questa tecnica sappiate che non tornerete assolutamente indietro. 100 grammi di riso oppure un bicchiere pieno, questa è una porzione abbastanza grande, qua possiamo ancora lasciarlo andare un pochino. L'acqua qua, aia, madonna, è bollente. Dicevo, l'acqua è pronta, l'acqua è calda. Due bicchieri abbondanti. Quanto ne mangio? Vabbè, mettiamo tutto, capito. Ingozzo di riso. Qua adesso mescoliamo un pochino, lasciamo andare a fuoco alto che si faccia una piccola tostatura. Allora, adesso arriva il momento più critico, più importante per il riso, dare un po' un gusto. E di solito lo si fa con un ottimo vino pregiato, principalmente bianco in questo caso, e rosso lo puoi utilizzare magari nel tastasal, nella salsiccia dove c'è la carne, invece il bianco è più nelle verdure, piuttosto anche il riso al pesce. Ma in questo caso noi utilizzeremo un ottimo vino bianco, è il Tavernello, è questo, ragazzi. Il vino buono me lo tengo per il bere, quello della cucina, va bene così. Quindi aggiungiamo, adesso sentirete un buono sfrigolare. Ole! Non siate timidi, aggiungete pure, così saprà ancora più da precariato questo vino. Per adesso questo è il risultato, come vedete lo lasciamo un pochino andare, mescoliamo, aspettiamo un pochino che il vino si sia asciugato del tutto. E successivamente andiamo a mettere l'acqua e poi le varie spezzette. In questo caso non consiglio più di tanto, un pochino di pepe potete metterlo, ma già non mettete curcuma, ecco, potete mettere anche noce moscata, in questo caso un pochettino, e anche il prezzemolo, anche se io non ne vado particolarmente pazzo, non mi piace più di tanto, cioè non è offensivo come gusto, ma si può fare di meglio. Ok, si è asciugato, ora andiamo a mettere l'acqua. Non siate timidi, dovete coprire bene o male tutto il riso, tipo a questa altezza per capirci. Ok, lasciamo così. Se ne può sempre aggiungere, ma se ne mettete troppo, dopo è un casino toglierlo. Quindi andiamo un pochino a mescolare. Ora lo lasciamo così una decina di minuti, sempre a fuoco alto, zero problemi. E ci vediamo tra un po'. Ragazzi, ricordatevi che dovete farlo mantecare, perché sennò non viene alla perfezione, Barbieri poi si incazza. Siate pure generosi, adesso mescoliamo
E poi ci siamo. Beh, secondo me non è venuto per niente male. Sono fuori, non capisco come mai, anche perché c'è freddo, ma insomma, piuttosto che stare dentro, anche se c'è un pochino di pioggia, magari mi metto una felpina e poi sarebbe l'ideale. Dai, assaggiamo. Ragazzi, è spaziale. This round your options are tickle their feet for $100. Allora, c'è un mio amico che mi ha chiesto se posso fargli una piccola animazione per la sua azienda di luci per yacht, e quindi adesso mi impegno su di quello e vediamo un po' cosa viene fuori. Niente ragazzi, questo è il risultato che sono riuscito a ottenere. C'è la barca che passa, crea del bianco, e qua ci sarà il logo dell'azienda e quant'altro. Allora, io tra poco vado in palestra, solo che prima di andare volevo farmi delle patate per stasera, che mi faccio una tartare di scottona con le patate, e quindi le faccio andare ora, così in queste orette si asciugano. Andiamo. Allora, non vi ho fatto vedere, ma ho preso le patate, ci ho messo paprika, rosmarino, sale, e un filo d'olio e altre spezzette. Adesso sto un pochino mescolando e poi ci mangiamo anche la tartare. Guardate qua com'è juicy. Vabbè, un po' di formaggio, le patate che abbiamo detto, qua è la tartare, sopra ci ho messo anche un uovo, solo che portarlo fuori è scivolato, quindi vabbè. E ho tagliato scaglie di grana, il pane che ho fatto io e poi un po' di maionese per le patate e dei pomodori, così. E niente, adesso si cena in tutta tranquillità e ovviamente YouTube di compagnia, perché sennò con chi parlo da solo. E quindi breaking it. Ehi, rieccoci dalla pausa del primo maggio. Oggi dedichiamo la